Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei vincoli che ci impediscono di essere felici. Dobbiamo dire intanto che la felicità è uno stato interiore, non deve dipendere dall'esterno. Nel momento in cui la felicità dipende da fattori esterni, troveremo mille modi per essere infelici e neanche uno per essere felici, perché significa delegare a qualcun altro la nostra felicità e la nostra infelicità. Se noi vogliamo imparare ad essere felici, dobbiamo quindi abbattere i vincoli mentali, che sono essenzialmente mentali, che ci impediscono di percepire questo stato interiore di felicità. Quali sono questi vincoli? Beh, potremmo definirli veleni mentali che ci impediscono di essere felici. Questi veleni mentali sono di diversa natura, sono ad esempio il senso di colpa. Il senso di colpa è uno stato interiore, cioè la paura che col nostro comportamento noi possiamo impedire, diciamo, alle persone. Il senso di colpa è, diciamo, il credere che col nostro comportamento possiamo ferire, possiamo fare del male alle persone care a cui teniamo. Poi altri vincoli, blocchi che ci impediscono di essere felici sono i dispiaceri profondi, cioè i rimorsi, i rimpianti, avere il rimpianto di non aver fatto una certa cosa. Questo è dovuto al fatto che la riflessione, la ragione ci ha bloccato nell'azione. Oppure invece il rimorso di aver fatto qualcosa che non avremmo dovuto, voluto, potuto fare. Questo dipende dal fatto che in questo caso l'emotività ha preso il sopravvento e ci ha bloccato praticamente nell'azione, e ci ha bloccato nella riflessione, cioè ci ha impedito di riflettere, di ponderare le cose, abbiamo agito d'impulso. Poi ve ne sono anche moltissimi altri: la paura di essere abbandonati, dell'abbandono affettivo. La paura di non essere considerati, di non essere valutati nel modo giusto, il timore di essere giudicati male, talvolta anche da noi stessi, quindi il timore del giudizio che esprimiamo su noi stessi. E sono moltissimi altri poi i veleni mentali, ad esempio l'invidia. L'invidia è un altro vincolo che ci impedisce di essere felici. Una persona invidiosa è una persona che non riesce di fatto ad essere felice. E ve ne sono ancora molti altri. La paura, ad esempio, le paure in generale, ma tra queste paure, ad esempio, la paura della solitudine, la paura di perdere l'amore, l'immagine della perdita è qualcosa, il credere che noi potremmo perdere una persona alla quale teniamo. L'immagine della perdita spesso, quando prende il sopravvento, ci dà stati di infelicità profonda. La paura di essere rifiutati, di non essere accettati dagli altri, è un altro blocco, un altro impedimento che ci impedisce di sperimentare lo stato interiore della felicità. E poi ci sono tutte le rabbie, i rancori, i risentimenti, quando siamo arrabbiati, quando siamo rancorosi, sia verso gli altri sia verso noi stessi, non possiamo assolutamente sperimentare lo stato della felicità. Ecco, questi sono i blocchi principali, poi ve ne sono anche molti altri, che impediscono il fluire armonico delle emozioni. Se noi vogliamo abbattere, diciamo, queste cose qua, dobbiamo agire con la nostra parte emotiva. Nel prossimo video parlerò proprio di come abbattere questi blocchi, questi vincoli. Ciao a tutti!